1987, Castelvetrano. Giovanni Brusca e Angelo Sino, i due soci in affari legati a doppio filo ai Corleonesi, sono in visita in quella zona. Mentre si attardano a parlare con alcuni mafiosi del luogo, sopraggiunge una Lancia Delta integrale, bianca. Ne scende un ragazzo magro. Brusca si gira verso Sino e gli dice: «Questo è Matteo Messina Denaro, il figlio di Zuciccio. Chisto, spara!» Inizi del 1980, Castelvetrano, Valle del Belice, a quasi 70 km da Trapani. Francesco Messina Denaro è il prototipo del boss mafioso tradizionale. Per 30 anni ha svolto formalmente l'attività di campiere, precisamente capocampiere nelle terre della potente famiglia trapanese Dalista Iti, svolgendo la sua attività in contrada Zangara a Castelvetrano, e proprio quei terreni ha finito col comprarli dai Dalista Iti. Zuciccio, come lo chiamano da quelle parti, ha la fedina penale pulita. Certo lo avevano indagato anni addietro, era il lontano 1957, per il tentato sequestro, sfociato in omicidio, del notaio di Castelvetrano, Francesco Caprarotta. Ma tutto si era risolto in una bolla di sapone. Le indagini si erano chiuse 7 anni dopo, con una soluzione. Zuciccio è un uomo dal fare minimalista. Parla lo stretto necessario e molte volte si limita a cenni o a breve frasi che dovrebbero racchiudere saggezza popolare, ma che trasudano intimidazione. A Castelvetrano tutti sanno chi è e gli portano rispetto. Tanti lo amano e lo incensano come un uomo che risolve i problemi e le questioni. Altri lo odiano, un vero prevaricatore, ma lo odiano di nascosto, perché altrimenti non si può. Una coppola sempre in testa, l'inseparabile fazzoletto annodato al collo. Sposato con Lorenza Sant'Angelo, da questa ha avuto 6 figli, 2 maschi e 4 femmine. Il primo maschio, Salvatore, ha studiato ed è stato assunto presso la Banca Sicula di Partanna, di cui, manco a dirlo, sono azionisti di maggioranza i Dalista Iti. L'altro figlio, Matteo, ha quasi 18 anni. Sin da piccolo, a scuola, era conosciuto come figlio di uno che pesa, e già allora mostrava un carattere ribelle, supportato da quel cognome che spesso era sinonimo di impunità anche tra le mura scolastiche. Nel contempo, però, è capace di dimostrare i modi educati ed affettati di chi cresce in una famiglia tra le più in vista di Castelvetrano. Il rendimento scolastico era stato discreto, ma già in tenera età aveva respirato in famiglia l'aria del potere mafioso che promanava dalla figura del padre. A 13 anni, ad esempio, il padrino della cresima era stato Antonino Marotta, membro della banda Giuliano, e da 14 anni sapeva già sparare. Aveva così iniziato la sua seconda vita, quella mafiosa, che lo aveva portato ben presto a lasciare la scuola, l'Istituto Tecnico Commerciale Ferrigno di Castelvetrano. Amante del lusso, delle donne e dei divertimenti notturni, a Castelvetrano non passa inosservato in giovinezza. Ora si muove come chi sa di contare. Tra lo champagne offerto nelle serate nei locali, la corte alle straniere che arrivano durante il periodo estivo e quel modo di fare sprezzante e da volte attaccabrighe di chi sa già che l'avrà sempre vinta a Castelvetrano. Anche per via della pistola, che a scanso d'equivoci si porta sempre con sé. Di giorno si fa sempre più assiduo alla sua frequentazione mafiosa. Vestito sempre alla moda, i Ray-Ban a goccia portati in continuazione per coprire l'occhio strabico dovuto alla miopia, inizia a fumare anche una stecca al giorno delle amate Marlboro rosse. Le auto invece sono sempre sportive e prestanti. Iniziano a chiamarlo Usiccu, il magro, anche se lui preferisce farsi chiamare Diabolic. 13 agosto 1980. Viene ucciso Vito Lipari, sindaco di Castelvetrano. 42 anni e 3 figli, appena rieletto. Viene ucciso mentre è alla guida della sua auto, che viene affiancata da un'altra con a bordo 2 killer, che lo finiscono a colpi di P38 e Lupara.
Buonasera, un altro delitto politico mafioso in Sicilia. È stato ucciso Vito Lipari, sindaco democristiano di Castelvetrano, in provincia Vito Lipari sulla strada che da Triscina porta a Castelvetrano. 3 ore dopo, a Mazara del Vallo, vengono fermati dai carabinieri 2 macchine. Nella prima macchina, una Renault di grossa cilindrata, sono seduti assieme Nitto Santapaola, Rosario Romeo, Francesco Mangione. Nella seconda, una 127, assieme sono seduti Mariano Agate ed Antonino Riservato. I 5 vengono sottoposti immediatamente a fermo di polizia giudiziaria. Lipari è cresciuto all'ombra di una famiglia di potenti, quella degli Esattori Salvo. Al momento dell'omicidio Lipari è considerato un astro nascente della DC trapanese. Di omicidi in quella zona ve ne erano stati altri, la maggior parte ordinati da Zuciccio. Ma questo ha un sapore diverso. Ha quel retrogusto di sgarro ai Salvo. E di Salvo vogliono dire Lima e soprattutto Bontate. Un antipasto della seconda guerra di mafia fra i Corlonesi, cui è legato Zuciccio, e la cosiddetta ala moderata della mafia. Un mese prima Zuciccio aveva fatto ammazzare Vincenzo Cuttonaro, sorvegliato speciale, trovato orrendamente mutilato dai suoi 40 maiali, colpito da 2 fucilate mentre era nella porcilaia, la terza in bocca. I maiali avevano fatto il resto. Però l'omicidio del sindaco è tutt'altra cosa ed accende i riflettori sulla mafia in una zona in cui si era sempre scelto il basso profilo, che consentiva il traffico di droga e di armi dal Nord Africa. 10 novembre 1981. Zuciccio fa ammazzare un amico del figlio. Si chiama Calogero Sant'Angelo. Ha 23 anni ed è uno studente di medicina. Originario di Castelvetrano, viene ucciso a Palermo da alcuni killer inviati da Totò Riina. Tra i killer, Giovanni Brusca. A chiedere il favore a Ocurtu è stato Don Ciccio. Per decenni l'omicidio rimarrà avvolto nel mistero, fino alle parole di Giovanni Brusca del 2023, nel procedimento per la morte di Calogero Sant'Angelo, dove Brusca definisce l'omicidio un favore a Don Ciccio. Sant'Angelo, che col figlio del capomafia condivideva donne e bella vita, avrebbe sottratto una partita di droga. Inoltre, avrebbe portato sulla via di festini a base di sesso Matteo Messina Denaro. Durante la deposizione in aula del miglior amico della vittima, Salvatore Errante Parrino, è emerso che Sant'Angelo avrebbe invitato spesso l'amico Matteo ad alcuni festini a luci rosse, per svezzarlo. Allora era ancora uno sbarbatello, ha detto ai giudici Errante Parrino, e Lillo Sant'Angelo volle introdurlo nel nostro ambiente goliardico di studenti universitari, che c'era negli anni 80 a Palermo. Ricordo che allora avevamo conosciuto delle signore di Palermo, dell'alta borghesia, che non lesinavano a fare feste, invitando anche ragazzotti e studentelli. Ci mancava una persona per compensare con le donne presenti e Lillo invitò Matteo. Ricordo che lo portammo alla festa e si divertì come un pazzo. Questo genere di inviti proseguì altre volte. C'era un nostro collega iscritto a medicina che conosceva molte signore che allora si definivano tardone piacenti. Organizzò una festa e di queste donne ne erano presenti 6 o 7, ma ci voleva un numero superiore di picciutteddi, perché un ragazzino per ogni donna non ce la faceva. Cercammo aiuto e ognuno di noi si diede da fare per rintracciare qualcuno che ci potesse dare una mano a superare la nottata, che si presumeva abbastanza lunga e intensa. Chiamammo Matteo, perché prendeva la macchina e veniva di corsa da Castelvetrano. E così fece. Con questo ammazzamento, Don Ciccio manda un messaggio al figlio Matteo. Ora basta, devi fare sul serio. E da pagare il prezzo di quel messaggio è stato un ragazzo di 23 anni.